goccia, goccia su goccia. Ti ricordi, Beppe, che pensavamo di non rivedere qui sgocciolare dall'acquedotto Vasariano, invece siamo a rigocciolare un'altra volta, tanto che non so se è per questo, ma vediamo rispuntare dei ponteggi in tre punti qui dell'acquedotto Vasariano. Lavori fatti bene, veramente la regola d'arte. Ma io non capisco, quando fanno i lavori come fanno a lavorare così con i piedi, veramente questo vuol dire lavorare con i piedi. Vabbè, non c'è. Magari, scusa. Ma la struttura che ha centinaia d'anni, si vedrà dove sono le problematiche della struttura, no? Però è una struttura complessa, magari, no? Non lo so. Complessa di che? Adesso tu sei un esperto di acquedotti, so, Vasariani, peraltro. Il tubo che porta l'acqua la porta in città. Non capito, comunque, basta guardare. All'inizio di marzo la Fraternita dice che si parla di assestamento strutturale di un pilastro all'origine di alcune fessurazioni. Tu mi devi tradurre cosa vuol dire, però. Fessurazioni che si sono create al condotto degli archi vasariani. Al termine del completamento dei lavori di restauro architettonico, in maniera del tutto indipendente dalle opere realizzate sul manufatto, in attesa di ulteriori interventi come l'illuminazione degli archi e l'attivazione di un percorso vasariano per la valorizzazione dell'opera idraulica, si è verificato nel mese di novembre. L'acquedotto è composto da 52 campate. La perdita di acqua, si parla di perdita di acqua, si è verificata in una campata che si appoggia su un sistema di fondazione con caratteristiche diverse dal resto del manufatto, campata che fu fatta saltare dai tedeschi, è colpa ai tedeschi, vedi? Nel luglio 1944. Ci dice il buon Mirko che qui ci sta seguendo che c'è una crepa che si è molto ben visibile. Dici qualcosa o ti devo leggere ancora? Posso essere scettico. Che c'è una crepa, l'hanno vista? C'è una crepa. C'è una crepa. È lassù in cima piccolina, guarda. E un'altra c'è un'altra piccolina, sì. Di là. Sì. E quella ha fatto spaccare tutto il tubo che manda giù l'acqua? Comunque, si evidenzia che il condotto idraulico degli archi è stato totalmente impermeabilizzato con sistemi coerenti e adeguati con l'importanza storica architettonica del manufatto, ovvero con malte idrauliche a coccio pesto che non sono particolarmente elastiche e che possono risentire di eventuali movimenti statici della struttura architettonica. Abbiamo già concordato da tempo con l'impresa appaltatrice il montaggio dei ponteggi per il 7-8 marzo e l'hanno montati per effettuare gli interventi necessari nel condotto e realizzare prove reostatiche finalizzate a capire le cause degli assestamenti del pilastro. Io spero che non l'abbiano pagata l'impresa ancora. E spero che questi ulteriori interventi siano fatti a spese dell'impresa, non a spese della comunità. Perché sicuramente quando qui sono fatti questi lavori, l'ha buttato sui tedeschi, 1943-44. Quindi sono passati 56, 74 anni, 72 anni, sa quanta assestamento ha fatto in 72 anni. Boh, mi ricorda la canzone di Alberto Lupo e Mina, te la ricordi? Quale? Quella non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Poi faceva parole, parole, parole. Il fatto che qui l'acqua viene giù un'altra volta, come prima, più di prima, viene giù, e quindi sicuramente qualche problema c'è. Sì. I lavori non sono stati fatti. Fraternita dice che però sono stati fatti a misura. Sì, il pilastro è stato quello, là è tutto bagnato, è stato di là, lassù tutto bagnato, è stato di là. Via, assolutamente. Comunque tu col tuo occhio lungo l'avevi già visto quando siamo stati qui l'altra volta. Che c'era qualcosa che non andava. Si pisciava addosso, ecco. Guarda, e tuttora ancora lassù si piscia addosso. Ci sono delle infiltrazioni. Quindi sicuramente non va bene. Qui i lavori devono essere fatti a regola d'arte. E non sono fatte a regola d'arte, perché il pilastro forse è questo, ma quello non è, e là è tutto bagnato uguale, da cima a fondo, guarda su cima è tutto bagnato, questa parte qua è tutto fradicio, si vede benissimo, guarda, là è tutto asciutto, però dalle gronde su di sopra viene l'acqua di sotto, si piscia addosso, è stato fatto quel righino sotto quella... Ma è acqua piovana o è acqua dell'acquedotto? No, quella è acqua piovana, ma non deve venire giù neanche quella, perché altrimenti se no riporta in tono con un'altra volta, è inutile aver fatto tutti i lavori. Laggiù che c'è un altro pilastro che ha avuto problematiche, perché anche laggiù, guarda, è tutto bagnato. Quindi,
Insomma, forse qualche calcolo non è stato fatto nel modo opportuno. Forse qualche materiale non è stato messo per il verso giusto. Quindi forse il lavoro è stato tirato troppo là, perché magari l'impegno di spesa non era, e il bando che è stato fatto e l'aggiornamento della gara è stata fatta a troppo ribasso, quindi la gente continua a tirar via. Si è staccato anche l'intonaco. Eccomi, sulla colonna. Ah, è vero. Si è staccato già l'intonaco, si è staccato. Con l'acqua per forza. Con l'acqua che vince si stacca, sì. E allora che senso ha, scusa? Che non è stato fatto bene il lavoro. Dai, su. Quale pilastro? Guarda laggiù in fondo, tutto spaccato. Quel pilastro lì. Quale pilastro? Anche là, sì. Quindi insomma, niente, c'è da rifare tutto. I lavori non sono stati fatti bene. Quindi è il caso di contestare l'azienda a questi lavori e di fargli fare tutte le opere necessarie perché quest'opera sia veramente consona a quello che gli spetta. Se no, goccia, continua a gocciolare. Sì. Ci vediamo domani. Ciao.